Radio 21 Aprile Web by Quid Melius Roma. Ciao a tutte, ciao a tutti. Sembra strano cominciare oggi, martedì 27 ottobre, una rubrica che si chiama A non ci piace le mani a bere. E però credo che particolarmente oggi, quando tutto sembra esserci contro, dobbiamo cercare di pensare alle cose che ci piacciono, tenerci stretti alle nostre passioni e non smettere di sperare. In questi giorni si è parlato tanto di speranza alla televisione, non il ministro, ma la speranza di cui parlava Gianni Rodari. Bene, con la speranza che non deve finire. Cominciamo oggi la rubrica A noi ci piace le magnaie beve. Ascolteremo Michela che ci parlerà dei vini laziali da accompagnare con tre piatti tipici: la pasta alla carbonara, il pollo coi peperoni, con cui, come ho imparato ieri alla mostra su Villa Sordi, Alberto Sordi pranzava ogni domenica, e un dolce che a me è particolarmente caro, la crostata di ricotta e viscio. Quindi buon ascolto e buone idee in cucina con Michela Donati, sommelier Fiser, per questa prima puntata di A noi ci piace le magnaie e beve di Quid Melius Roma, Radio 21 Aprile Web. Buongiorno a tutte e a tutti, sono in Piazzale degli Eroi al chioschetto Il Fischio, posto molto carino, tempo così più bello, e sto aspettando Michela che ci parlerà oggi dei vini che possono accompagnare tre piatti laziali particolarmente noti. Michela è già una nostra amica e quindi sono particolarmente contenta di averla nuovamente qui con noi. Prima di darti la parola volevo dire che tu sei sommelier, quindi sei persona che conosce a fondo la cosa e che lavori in questo campo, quindi sì. Allora, mi ripresento, sono Michela Donati, sono sommelier Fiser e da quasi un anno mi occupo di, sono un commerciale, quindi rappresento vini e ho scelto di rappresentare principalmente i vini del territorio, proprio perché facendo il percorso formativo che ho fatto ho notato che sulle carte, già una cosa che notavo prima di avvicinarmi completamente al mondo del vino, che sulle carte romane un pochino manca la presenza del vino territoriale, quindi Roma, essendo che ha sempre accolto tutti da tutti i punti di vista, anche a livello vino abbiamo avuto una forte influenza a livello, diciamo, internazionale e nazionale, e valorizzando poco il nostro vino, ma questa tendenza sta cambiando, c'è un grande avvicinamento, ci sono tantissime persone che tanti ristoratori che in questo momento cercano invece prodotti locali, e quindi diciamo che la mia mission ci ho visto lungo, diciamo, no? Sì. E quindi eccoci qua. Allora, diciamo che sicuramente uno dei vini autoctoni, perché poi parliamo di autoctoni, quindi a vini che crescono e nascono principalmente proprio in quest'area che è il nostro Lazio. Il primo tra tutti che si abbina benissimo a un piatto che è la, per esempio la carbonara, ma non solo come primi piatti, è sicuramente la Malvasia Pontinata in Molise. Allora, Malvasia Pontinata è un vitigno aromatico della grande famiglia delle Malvasie. Abbiamo tantissimi biotipi a livello nazionale. In particolare questo della Malvasia Pontinata è così chiamata perché, o anche Malvasia del Lazio, perché il suo acino presenta dei puntini sulla sua buccia, come fossero delle lentiggini, se vogliamo. E la particolarità di questo vino è che ha una grande struttura, quindi si accompagna bene con piatti con condimenti importanti come la carbonara, e ha questa aromaticità che si sposa bene comunque con, diciamo, le tezze, se vogliamo, del piatto in sé per sé, perché comunque la carbonara è un piatto importante, c'è l'uovo, quindi non si abbina mai un vino che ha l'uovo se non con un vino bianco o massimo rosato, ma non con vino rosso. Quindi per questo prediligiamo e consigliamo senz'altro questo abbinamento. È un vino che è un vitigno, scusate, che principalmente si trova, è sempre stato lavorato in blend per fare i frascati, il vino frascati, il bianco, la DOCG che è conosciuta, tra le prime DOCG che abbiamo nella nostra regione, e che è il vino che è conosciuto
Il Frascati un po' in tutto il mondo, è stato di grande interesse negli anni 50, soprattutto in America, e da lì è iniziata la sua forte esportazione. Ma è un vitigno che se ne è riconosciuta l'appartenenza già dagli antichi romani, perché ricordiamo, non molti lo sanno, ma la storia del vino parte proprio diciamo, da Roma, principalmente dalla Grecia. I Greci hanno influenzato l'Italia, sono venuti a Roma, poi anche gli Etruschi. Insomma, la coltivazione è veramente storica, ma soprattutto a Roma, pensate, le coltivazioni di questo vitigno erano presenti in punti oggi storici che noi non riusciamo a immaginare, ma si coltivava sul Giannicolo, Monte Mario, nel Rione Monti, insomma, in diversi punti dei colli all'interno della urbe, dell'antica urbe. Poi è stato portato fuori dall'urbe quando i romani si sono iniziati a espandere, i romani e successivamente poi i papi, che hanno cominciato ad espandere le loro coltivazioni fuori dall'urbe e quindi quella che poi è l'area geografica dei castelli romani. Da lì il biotipo comunque viaggia, nel senso che arriva ad essere coltivato un pochino dappertutto a macchia d'olio nella regione. È un vitigno che si presta bene perché il nostro terreno, essendo un terreno di origine vulcanica, perché abbiamo avuto l'esplosione del vulcano Laziale, che appunto ha contaminato tutta la regione, abbiamo un terreno particolarmente ricco di sali minerali, perché appunto la pietra lavica ne è ricca di per sé, e quindi siamo davanti ad un vino che ha una freschezza immensa, con questi bei profumi, con questa bella acidità, che in gergo non significa acido nel senso di un vino che è andato a male, ma un vino che si adatta a 360 gradi, oltre che alla carbonara può star bene con la gricia, con la cacio e pepe, se rimaniamo sempre su piatti di questo genere. L'abbiamo abbinato anche nelle varie osterie con un altro piatto tipico che è la mozzarella in carrozza, un vino che si sposa bene perché le acidità, quindi questa freschezza che ha il vino, si sposa bene con la grassezza del piatto e quindi permette di avere questo abbinamento che bilancia bene entrambe le qualità, sia del piatto, esatto, del vino. Affascinante questa storia del vino, veramente sempre la sento volentieri. Invece del pollo ai peperoni, secondo? Pollo ai peperoni ci sta bene sicuramente, sempre questo blend o comunque questo frascario, semplicemente anche la malvasia che c'è in purezza, ma sicuramente un altro vino che si presta molto bene è il mitico cesanese, la bacca rossa per eccellenza autoctona del nostro territorio. Il cesanese è un'altra uva bacca rossa importante. Se ne ritrovano sempre i racconti da parte degli antichi romani, che però veniva coltivato, diciamo, nell'area dei monti che sono appunto, diciamo, dai Lepini, dai Sembruini, insomma tutta l'area che praticamente va un po' al confine poi con l'Umbria e l'Abruzzo, in particolare con l'area dell'Abruzzo, e quindi fuori, diciamo, dalla città di Roma, andando verso la provincia di Frosinone principalmente. È qui che proprio il cesanese trova il suo habitat. Pensa, io sentendo cesanese pensavo a Cesena, invece no. No, 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 no. Non vi so dire se c'è una assonanza in questo senso, però il cesanese principalmente viene lavorato in primis ad Affile. Affile, che è questo antichissimo borgo alle porte di Roma, siamo a 55 km dalla città, siamo ancora in provincia di Roma ad Affile. Spostandoci ad Affile, poi arriviamo che questa strada, che è praticamente la strada provinciale, che ci porta da Roma verso il Monte Livata, quindi proprio al confine con l'Abruzzo, su questa strada che passa poi per Subiaco, quindi abbiamo tutta la parte, diciamo, collinare e montana della regione. Trova casa appunto principalmente ad Affile, e poi da lì si sposta nelle province di Olevano Romano fino ad arrivare nella zona del Piglio, e quindi proprio la zona dove è stata poi particolarmente diffusa la produzione, perché il terreno si presta molto bene, è un vitigno un po' difficile, che ha bisogno di condizioni climatiche particolari, quindi forti escursioni termiche, che è un terreno sempre comunque di origine principalmente vulcanica, ma
argillosa e con un clima non tanto mite ma un po' più austero, perché chiaramente siamo sui monti, quindi ci sono più piogge generalmente, e quindi è un vitigno che ha bisogno di queste caratteristiche per dare il suo massimo. Può nascere solo lì. Sì, tendenzialmente sì. Adesso si produce anche in varie parti della regione, si produce anche ai Castelli Romani, perché adesso con la tecnologia ci consente insomma, di ricreare delle condizioni climatiche. Esatto. Però principalmente si svolge, sì, nasce in questa parte, diciamo, dell'entroterra della regione. E alla fine, se si riesce ancora dopo tutto ciò a prendere un dolce, la famosa crostata di ricotta e visciole. Ricotta e visciole, ci si potrebbe abbinare l'aleatico di Gradoli, che pochi conoscono, ma è invece una bacca rossa che nasce nella provincia di Viterbo, quindi ci spostiamo nella provincia più alta, sempre a confine tra Toscana e Umbria, ed è un vitigno a bacca rossa che era stato proprio impiegato per la realizzazione del vino passito. Quindi l'aleatico è proprio il vitigno madre, è una bacca rossa, e viene, ha un residuo zuccherino molto intenso, quindi viene prodotto come vino passito, ed è senz'altro l'abbinamento regionale più consigliato possibile. Che non ci, nella cucina romana non ci sono tanti dolci particolari. No, esatto. Cioè e poi tra l'altro quel dolce è sempre di origine anche ebraica, quindi la cucina romana ha avuto una forte influenza da parte della cucina della tradizione ebraica. Sì, però diciamo, ecco, è una cultura che è nata, poi si è sviluppata come parallelamente alla produzione di qualità del vino, diciamo in questi tempi recenti, nel senso che comunque principalmente a Roma il vino veniva prodotto in grandi quantità, come nell'area del Foscari, come nell'area del Cesanese, quindi del Piglio e tutto il resto del Frosinate, veniva prodotto in grandi quantità perché doveva servire una città come Roma, che chiaramente ha sempre avuto un forte flusso di persone, e quindi è una tradizione adesso che si sta rivelando, però in passato insomma venivano... Perché poi i romani antichi tanti dolci non ne mangiavano. No, esatto, avevano principalmente... Diciamo che l'uva la mangiavano sia in vino sia a chicchi, quindi era proprio un alimento a tutto tondo, se vogliamo, molto presente nella cucina e nella tradizione. Quindi ecco, diciamo che potrebbero essere questi tre. Poi c'è un altro vino che invece magari si potrebbe adattare molto bene, che è la Romanella. La Romanella è un vino che principalmente è prodotto nell'area dei Castelli Romani, e che è un blend di uve rosse sempre autoctone del territorio, principalmente c'è, cioè, del Sangiovese, del Montepulciano, però è un vino di pronta beva ed è stato sostanzialmente enfatizzato dalle fraschette romane, che sono state le fautrici e che lo hanno proprio portato, ne hanno fatto proprio loro, quindi era un must per chi viene a visitare i castelli o comunque le fraschette romane, appunto questa, la cucina tipica in abbinamento a questo vino che viene prodotto sia bianco che rosso, ma che ha un residuo zuccherino molto importante. Quindi torniamo sempre a questo bilanciamento delle due parti, tra le parti aromatiche del vino e le parti dure più importanti del cibo e della tradizione. La caratteristica della Romanella è quella di essere spumantizzato. Quindi è un vino di pronta beva, viene raccolto all'uva tutti gli anni, quello che ne viene raccolto viene poi aggiunto all'anidride carbonica e di conseguenza è un vino rosso frizzantino, che però avendo questo residuo zuccherino molto importante risulta quasi rosso appalato, e quindi riesce ad essere, sì, assolutamente sì, e magari potrebbe essere una buona alternativa piuttosto che il pastito di Gradoli. Potrebbe essere una bella alternativa all'abbinamento con... Perché comunque è un vino da dessert la Romanella. In realtà è un vino che l'uso è un po' improprio, in realtà. Viene utilizzato sia per l'abbinamento, diciamo, secco, sia per l'abbinamento dolce. Insomma, la morte sua sarebbe il dolce. Esatto, sì, senz'altro. Molto più di quanto invece viene professato. Io riparo sempre a livello tecnico di quello che appunto è l'approccio sulla cucina, diciamo,
moderna, e quindi diciamo in passato insomma è stato veramente utilizzato con qualunque sì c'è anche un bel nome, quindi sì, la Romanella è stato un'idea marketing in tempi non sospetti geniale, perché è stato appunto dato questo nome caratteristico romanesco proprio al fine di rievocare un po' l'appartenenza, insomma di creare un qualcosa che sia poi legato appunto alla cucina romana e alla tipicità romana, e quindi da lì il nome Romanella. Chiunque passa da qui sicuramente un goccio di Romanella lo trova, assolutamente sì. Bene, Michela, io ti ringrazio tantissimo. Questa era la prima puntata di una serie che adesso chiedo a Michela, perché non posso dire, a noi ci piace da mangiare e beve. A noi ci piace da mangiare e beve, non ci vado a lavorare, così recita lo stornello romano per eccellenza. Ecco, questa appunto era la prima puntata. Io ringrazio infinitamente ancora Michela anche per la sua disponibilità. Grazie a te, Giovanna. Oltre che per la sua competenza, e noi alla prossima. Buon proseguimento e venite a trovarci, venite a Roma.